Il Viminale, dopo i gravi episodi di Bergamo e Taranto, ha deciso di bloccare le trasferte di massa per 15 tifoserie organizzate, di cui 6 di Serie A. I tifosi dell'Atalanta, del Catania, del Milan, della Roma, della Sampdoria e del Torino non potranno più seguire le proprie squadre durante le gare esterne. Comunque, ecco l'elenco delle tifoserie a cui è stato impedito di effettuare la trasferta, oltre a quelle poco fa menzionate. In Serie B, trasferte legate per Bari e Cesena. In Serie C, per Potenza, Reggiana, Taranto, Ternana e Verona. Nei dilettanti, Gragnano e Turris. Infine, per la gara Lazio-Parma, l'osservatorio si è riservato di analizzare i profili di rischio alla luce di più aggiornate informazioni. Inoltre, pieno appoggio da parte dei club di A e B all'iniziativa del presidente dell'Atalanta Ruggeri, al termine della lunga riunione di ieri a Roma dei vertici della Federcalcio e della Lega. Il mondo del calcio ha sottoscritto un documento in cui viene espressa la convinta adesione all'iniziativa del presidente Ruggeri. I club firmeranno un'analoga dichiarazione di totale presa di distanza dentro e fuori degli stadi dalla tifoseria violenta. La Lega Nazionale Professionisti si è impegnata a costituirsi parte civile al fianco delle società interessate in tutti i casi in cui il comportamento delle frange violente dovesse determinare grave nocumento al sistema calcio. Le società lavoreranno ad una serie di iniziative concordate con i ministeri delle politiche giovanili e dello sport, dell'istruzione e degli interni, al fine di diffondere nelle scuole i valori dello sport e della non violenza, con l'obiettivo di far crescere una partecipazione responsabile agli eventi sportivi. I club, inoltre, si impegnano a testimoniare fin dalla ripresa dei campionati, attraverso specifiche iniziative, la volontà di favorire una partecipazione di nuclei familiari e di giovani agli eventi sportivi. L'obiettivo è chiaro, basta teppisti negli stadi. Di questo e di quanto sta accadendo nel calcio ne abbiamo parlato anche con Indiani e con il direttore sportivo Ursino. Il suo pensiero a proposito di questo, il pensiero della squadra? Sono perfettamente d'accordo. Sono perfettamente d'accordo, il calcio si deve liberare di certi personaggi, ma credo che questo lo debba fare lo Stato. Leggevo oggi quell'iniziativa bella dell'Atalanta, speriamo che tutti gli vadano dietro veramente, perché così si rischia, no, si rischia, siamo credo già a un punto di non ritorno, di uccidere questo forse il più bello sport che esiste al mondo, così in Italia lo uccidiamo. Ecco, rispetto a questo, per esempio, Crotone come l'ha trovato lei? Crotone mi sembra un'isola felice da questo punto di vista. Sicuramente non me lo, ecco, Crotone non ce lo vedo e l'ho visto domenica a Taranto, ipotesi, O a o a Bergamo. Bergamo, eccetera, in altri posti. Ecco, Lo non, stesso a Taranto. questo credo sia un grosso merito per la città, per i tifosi. Evidentemente c'è stata un'educazione, c'è una cultura molto più elevata rispetto ad altri posti. Se agiamo solo sull'emotività del momento, invece di andare a fondo, come hanno fatto in Inghilterra, si potrebbe fare anche in Ci vorrebbe Italia. una touch. Se, beh, credo proprio di sì. Sì. Direttore, il Crotone è una società importantissima, una società che ha militato anche in Serie B, che ha vissuto determinate esperienze. Quello che sta succedendo attualmente dopo i fatti di Arezzo, di Bergamo e di Taranto in Italia, cosa fa pensare il nostro direttore? E se può anche riportarci il pensiero della società intera per quello della dirigenza, forse meglio per quello che sta succedendo. Bravissimi. Quello di Arezzo è un fatto molto, molto grave, però non si deve imputare semplicemente al calcio. Lì è stato un errore madornale. Sono cose che dispiacciono molto. Per quanto riguarda poi Taranto e Bergamo, anche questi sono fatti, secondo me, oltre calcistici, anche extra calcistici. Io penso che le società non devono essere ingabbiate dai tifosi. Questo è una cosa, però i tifosi devono rispettare anche le società. Quindi penso che a Milano, a Bergamo e a Taranto i fatti successi sono fatti molto gravi che secondo me la Lega e specialmente il governo deve prendere urgentissimamente delle misure. Scusa un attimo, questo a Crotone non succede, direttore, e poi volevo chiederle se il metro di valutazione rispetto a Taranto Massese sarà uguale per... Secondo me sì.
Secondo me sì. Daranno quindi 3-0 al Milan? Secondo me sì, perché è giusto così. Lì, anche se mi dispiace per l'Atalanta, perché conosco il presidente, persona molto seria, però sempre responsabilità oggettiva. I tifosi devono fare i tifosi, devono tifare per la squadra, altre cose in questo, specialmente in questo momento non bisogna farle. Io le devo dire una cosa, che ad Arezzo, anche i tifosi dell'Arezzo, io mi sorprendo che nessuna multa è stata fatta alla società. Sono entrati in ritardo, sì, i ragazzi, i tifosi dell'Arezzo. Sì, sì, ma chi c'era lì ha visto che inveivano contro le forze dell'ordine, mentre dall'altra parte la curva del Crotone applaudiva e li fischiava. Questa è una cosa molto importante per la città, per i nostri tifosi. Io sono orgoglioso di essere il direttore sportivo del Crotone e per avere questi tifosi. Sono molto orgoglioso.